Basta. Ora lo tengo in posa per un'oretta e poi doccia con due mandate di shampoo. Questa maschera è davvero il top, ristrutturante, rigenerante, e a parte fare un po' di sporchi in casa è a euro zero. 2000 years. Quanto tempo, ragazzi miei, quanto tempo. Benvenuti in questo nuovo video, il primo dei tanti, perché a breve finirò il mio master e potrò tornare a dedicarmi al 200% a tutti i social. I don't even care. Just waiting for you. Caffè prima di reiniziare la lezione. Sono stata in pausa pranzo al mare perché tutti sappiamo quanto il sole e la vitamina D faccia bene alla pelle. Infatti diciamo che ho un certo colorito. E oggi è anche il mio primo giorno di nuovo programma, nuova dieta. Oggi abbiamo la nostra diretta workout alle ore 18. Quando vedrete il video avrete già sudato in maniera molto corposa, secondo me. E laddove appunto non abbiate fatto la diretta workout insieme a me, vi invito ad andare sul mio profilo Instagram, perché appunto vi condivido sempre tutte le live. 40. Il workout e la back in shape durano tutti 30 minuti, in modo tale che possano essere eseguiti da tutti quanti, da tutte le donne, con tutti gli impegni di questo mondo, figli, studentesse, lavoro, everything, in qualsiasi momento della giornata, che sia mattina, che sia sera, quando volete, come nel mio caso questi 30 minuti con i bambini in casa. Quindi se vuoi puoi. Questo è il messaggio che voglio trasmettere. Questo è il messaggio che emerge dalle mie guide di allenamento e anche quello che voglio comunque trasferire e trasmettere a tutte le donne, nel senso che sono contraria ad una visione comunque della donna come una macchina che deve allenarsi in maniera estenuante, arrivando quindi a, diciamo, dimagrire all'inverosimile, o comunque che deve rispondere a dei canoni di perfezione, canoni societari che vengono imposti dall'esterno ma che non corrispondono poi al benessere interiore del soggetto, soprattutto perché dobbiamo combattere e avere a che fare con un costante bombardamento mediatico dove appunto vediamo donne all'osso, donne che non mangiano, donne che pensano soltanto comunque ad allenarsi, a lavorare e ad apparire, quando però quello che poi rimane è quello che abbiamo dentro. Quindi questo è il sunto, diciamo, di quelli che sono i progressi che sto facendo negli ultimi periodi, perché io stessa vengo da quel medesimo canone femminile lì. Ora, a distanza di anni, mi sono stufata di rovinarmi, impedirmi appunto di vivere per soddisfare e assecondare le aspettative altrui. Quello che prima voglio, che voglio appunto prima di tutto, è la mia felicità, la felicità di chi mi sta intorno, e quindi trasmettere comunque positività, grinta, voglia di vivere. Per cui non scendete mai a compromessi e fate quello che vi fa stare bene. Nel giro di pochissimo scoprirete in che cosa consiste il mio nuovo piano alimentare e di allenamento, stipulato dal team di Vite DNA e il team Cochanza. Perché? Perché appunto avevo fatto il test del DNA, quello tramite il tampone, che dovreste aver già visto appunto dalle mie storie di Instagram. Tramite il prelevamento della saliva viene poi mandato nei relativi laboratori, dove in collaborazione con biologi nutrizionisti e l'Università di Padova fornisce tutte le informazioni rilevanti ai fini di, della creazione di un piano alimentare studiato sul soggetto, a seconda di quelle che sono le intolleranze, l'assimilazione dei principi nutrizionali,
i cibi che appunto ai quali grazie ai quali rispondiamo meglio a livelli di performance, di workout e quant'altro. Dopo vi spiego e vi mostro tutto quanto. Fiocchi di soia e 100 g di albume, un po' di tic, microonde e viandare. Per parlare un pochino del nuovo piano alimentare. Piano alimentare e nel prossimo video vi mostrerò anche il piano di allenamenti, perché lo devo testare prima di mostrarvelo. Cosa dite? Sarebbe una cosa senza senso altrimenti. Quindi allora, abbiamo qui due diversi piani, sia il low che il plus, quindi low e high. Praticamente abbiamo un giorno di high carb e un giorno di low carb, rispettivamente in in questa proporzione 1-1. Oggi ho iniziato con il low carb. Al low carb corrisponde appunto un high fat e proteine più alte. In particolare dal programma qui stilato si tratta di 1500 calorie, dove io fino adesso, vi ripeto, sono stata sulle 2500 circa. Non ho calcolato fino ad ora con app, tuttavia mettendolo per iscritto e inviandolo appunto al mio coach, abbiamo visto che era circa sulle 2500 calorie. Questo deficit è dovuto al fatto che io fra un mese ho una serie di video molto importanti per... e quindi ci sono solamente 4-5 settimane di tempo. Il giorno low 1500 calorie, 60 g di grassi, 90 g di carboidrati e 140 g di proteine. Per quanto riguarda l'integrazione, abbiamo gli Energy Aminos, Shape Caps, la carnitina e il multivitaminico, più la vitamina C, zinco, magnesio prima di andare a dormire. Per quanto riguarda invece il plus, quindi il giorno con i carb appunto più alti, abbiamo sempre un bilancio energetico di calorie, quindi pari a 1500 calorie, con però 40 g di grassi, quindi invece che 60, 180 g di carboidrati invece che 90 e 115 di proteine invece che 140. Quindi praticamente l'apporto calorico è sempre il medesimo, ciò che varia sono i macronutrienti. Poi vi lascio qui la relativa immagine, così che è più semplice. Per quanto riguarda la suddivisione dei pasti, sono sempre 5 pasti giornalieri, perché ho colazione, spuntino pranzo, spuntino e cena. E questo sia nei giorni low che nei giorni high, perché io ho bisogno comunque di mangiare molto spesso. Purtroppo mi sono abituata così, cioè purtroppo, perlomeno ritengo che sia meno stressante per me mangiare questi intervalli, quindi fare sempre appunto la merenda, la colazione, il pranzo, la cena, come sono soliti i bambini, in altre parole. Per quanto riguarda l'allenamento, che poi vi mostrerò, vi posso però già anticipare che è strutturato come? È strutturato in 3 giornate di allenamento in palestra, perché io faccio 2 giornate di CrossFit e adesso vado a riiscrivermi finalmente, perché ho una voglia folle, in palestra alla mia 24 hour, così che posso andare in qualsiasi momento. Vi dico un po' quindi come è strutturato il low carb. Ho colazione con 150 g di albume, oppure in alternativa 150 g di yogurt greco senza lattosio o 20 g di proteine in polvere, quindi una di queste 3 varianti, ve lo lascio appunto scritto qui, 30 g di farina di riso o grano saraceno o miglio in fiocchi naturali o soffiati. Quindi abbiamo sempre delle varianti di carboidrati, di proteine e di grassi, 10 g di olio di cocco o 10 g di cocco grattugiato, adoro. Quindi posso fare un pancake, posso farlo in versione salata, quindi andando a sostituire un pochino di con olio extravergine d'oliva, spuntino, 4 gallette di riso o di grano saraceno e 15 g di frutta secca, oppure creme spalmabili o 15 g di cocco.
pranzo siamo andate a diminuire nettamente le proteine, perché io tenevo delle proteine molto molto alte, motivo appunto di un costante gonfiore. 100 grammi di carne bianca o 100 grammi di carne rossa, in particolare 2-3 volte a settimana mi pare. Sì, carne, fra carne rossa, salmone, tonno, eccetera, lo posso mangiare 3-4 volte a settimana. 100 grammi di carne rossa, poi abbiamo 150 grammi di pesce bianco o 100 grammi di pesce spada. E sempre 50 grammi di riso, oppure 60 grammi di grano saraceno, 200 grammi di patate bollite o 50 grammi di gallette o 5 fette di pane azimo. Cioè, quindi... comunque, come potete vedere, non mancano i carboidrati, perché questo è low carb. Un cucchiaio, quindi 10 grammi di olio d'oliva, oppure 80 grammi di olive denocciolate o i miei 50 grammi di avocado, amatissimo avocado, io lo adoro. Una porzione di verdura, la porzione di verdura la vado a scegliere dove? La vado a scegliere fra l'elenco di, e che cosa? Fra l'elenco delle verdure che il mio test del DNA hanno, sono risultate come verdi. Quindi il test del DNA che cosa è stato? È stato questo tampone che attraverso appunto prelievo appunto della saliva è andato quindi ad evidenziare che cosa? È andato ad evidenziare quelle che sono le intolleranze, quelle che sono le predisposizioni appunto genetiche allo sviluppo di certe malattie, quelli che sono i cibi che assimilo meglio e che ai quali corrisponde una migliore performance, e quelli che magari mi possono causare una maggiore o minore infiammazione. Nelle storie in evidenza del mio profilo potete appunto trovare delle informazioni su questo test del DNA, così che appunto possiate capire meglio di che cosa si tratta. Per quanto riguarda il secondo spuntino dei giorni low carb, abbiamo 150 grammi di fiocchi di latte o 140 di lupini sbocciati, che io adoro, infatti oggi vado di lupini, oppure 80 grammi di fesa di tacchino, adoro, o 20 grammi di proteine in polvere, mangerò sempre la fesa e i lupini, più 15 grammi appunto di frutta secca, comunque la solita fonte di grassi. Cena, 250 grammi di pesce bianco o 400 grammi di albume, adoro, 10 grammi di lino o di semi di lino, oppure 20 grammi di parmigiano reggiano, un cucchiaio di olio evo o 80 grammi di appunto olive denocciolate, più la porzione abbondante appunto di verdure. Queste verdure possono essere digerite in maniera minore o peggiore, comunque possono causarci una irritazione, possiamo fare più fatica appunto a digerirle, e quindi a queste corrisponde una migliore o peggiore appunto reazione del nostro corpo, per cui anche le verdure, anche il glutine, anche i latticini e tutto quanto deve essere adattato alle caratteristiche specifiche dell'individuo, perché certi soggetti possono assimilare, gestire al meglio quantità per esempio di fibre molto elevate, mentre altri invece no, cioè una minore capacità digestiva degli enzimi, scusate, c'è la zanzara, enzimi che facilitano o complicano comunque una certa digestione. Questo è molto molto varia questa dieta, e nei giorni appunto di high carb che cosa corrisponde? Corrispondono di fatto sempre 1500 calorie, però abbiamo questa volta che cosa? Abbiamo 180 grammi di macro di carboidrati, 115 di pro, quindi le diminuiamo, e 40 grammi di grassi, quindi diminuiscono le pro e i grassi e aumentano però i carbo. Ovviamente non so quanto senso abbia che io condivida con voi le quantità, però me le chiedete sempre, quindi ho pensato appunto di condividerle con voi. E ovviamente sappiate che se non è strutturato sulla base di quello che è il vostro metabolismo, sulla base di quello che è il vostro allenamento, sulla base di quello che è la risposta del vostro corpo, un piano che può funzionare per me può non funzionare per voi e viceversa. Integrazione, shape caps più carnitina, energy aminos, recovery aminos, zinco e magnesio, che va a diciamo livellare e stabilizzare i livelli appunto di testosterone, quindi comunque favorisce e agevola comunque un sonno appunto più ristoratore, più tranquillo. Poi daily vitamins la mattina, gli omega 3 e vitamina C. Questo è il piano, spero vivamente che sia stato quanto più possibilmente chiaro. Io ora devo correre a fare la nostra diretta workout, quindi nel caso in cui voi stiate guardando ora questo video e nel caso in cui non vi siate allenati con me questo pomeriggio, andate sul mio profilo Instagram, perché scoprirete l'allenamento di oggi pomeriggio. Vi serviranno solo ed esclusivamente 2 bottiglie d'acqua o 2 manubri e tanta voglia di sudare.
cercherò di fare molti molti più video su YouTube. Sono tornata più carica che mai, pronta per condividere con voi quante più info e appunto volete. Fatemi sapere qui nei commenti, anzi, i contenuti che vorreste che io condividessi qui. Un bacione e buona giornata. Ci vediamo nel prossimo video.